Uno che vende deve diventare leader di se stesso, perché se non è integro dentro, non sa quello che dà, se non sa quanto uno può valere di valore, non capisce questa roba qui e non capisce dentro che è integro, o se dice una cosa a un cliente e poi dietro ne dice un'altra, non è un leader. Quindi il segreto qual è? I breakpoint per scalare 0-100. Cosa sono i breakpoint? I breakpoint, punto di rottura, detto in modo letterale, è un punto, si chiama così perché quando arrivo a quella fascia di fatturato, non c'entra il margine qui, è giro d'affari. Quando arrivo a quella fascia di fatturato, se non cambio le cose che mi hanno portato lì, che io faccio, fino a lì mi ci hanno portato, ma non cambio, non vado oltre. Quando arrivate a un punto indicativo dove c'è un break, dove non riuscite ad andare oltre, allora cosa succede? Tornate indietro. O magari c'è tanto sforzo per stare lì, ma prima o poi cadete e tornate indietro. Ok? 100 arriva a 500. Quando ci sono 500 devo cambiare ancora le cose che faccio. Arriva a 1 milione. 1 milione arriva a 1,5 milioni, 2. Bene, a 3 ci arrivo facendo più di quelle cose, più azioni. Tipo, metto, che ne so, ho tot venditori, ne metto più. Ma a un certo punto i venditori diventano così tanti che mi serve un team leader. Quindi invece che io formare i venditori, devo formare i team leader che formano i venditori, che è un altro par di maniche. Capite cosa intendo? Questo è un esempio veloce. Però ci sono delle cose che devo cambiare ad ogni breakpoint. 3 milioni, 8 milioni è il prossimo step, quindi sono 5 milioni di step. E noi vediamo tante aziende che vengono da noi che fanno 8 milioni, 9 milioni e sono tornate indietro. E lo vediamo, è un pattern che si rivede ripetutamente. Ora, la leadership, dove ci vuole la leadership? In tutti quanti i breakpoint. Ok? La leadership non può mancare. Da 0 a 100, chi sono i miei follower? Sono i follower, quelli proprio da social, ma sono i clienti soprattutto. I clienti, il primo cliente che mi dà 10.000 euro è il mio follower, mi segue quando vendo, è il mio follower. Io sono il leader della conversazione e lui mi segue. Ecco come andrà questa call, ecco come andrà questo incontro. C'è una persona che vende infissi. Ha usato la nostra strategia, arriva, la prima cosa che dice: guarda, il mio scopo oggi è venderti l'infisso qualora ti serve. Ok? E andare via con un deposito di 1.000 euro. Cosa succede? No, io non voglio acquistare, non acquisterò mai oggi! Gli abbiamo insegnato come rispondere. Cosa fa? Gli chiede 65.000, però alla fine prende sempre 50.000. Ha costato il processo da 4 incontri al primo incontro. Ehi, fermati un attimo, so che ti piace il video, fra un attimo riparte, ma se ti piace il video ti piacerà ancora più questa cosa. Salvati le date, 22, 23, 24 novembre 2024, Parma, c'è il nostro super evento Codice 1% live di 3 giorni interi dove ti mostro le 5 P, il processo delle 5 P per supervivere, non sopravvivere, avere un pezzetto di tutte le torte in tutte le aree della vita senza compromessi. Clicca qui sotto e ci vediamo a Parma live dal vivo. Perché? Perché ha capito come gestire, fare da leader nella conversazione. Ok? Uno che vende deve diventare leader di se stesso. Perché se non è integro dentro, non sa quello che dà. Lo scambio del vincitore, lo chiamo così perché vince sempre chi acquista. Se non sa questa roba qui, se non sa quanto uno può valere di valore, non capisce questa roba qui e non capisce dentro che è integro, o se dice una cosa a un cliente e poi dietro ne dice un'altra, non è un leader. È una persona molto confusa. Una persona che non sa nemmeno capire come si sta al mondo alle basi, ok? Leader di se stesso. Quindi un venditore prima di tutto deve diventare un leader. E siamo qui al primo breakpoint. Primo breakpoint tendenzialmente sono me leader, ok? Poi c'è 100-500, quindi di solito si crea già un team di vendita. Perché? Perché non devo aspettare 500.000 euro come ho fatto io per anni. Mi sono bloccato questo breakpoint per 2 o 3 anni per creare un team di vendita. E qui vi ho detto che c'ero arrivato da solo. Si può fare qui il team di vendita. Devo cominciare a insegnare agli altri quello che io ho fatto, e qui è un altro par di maniche. Perché un conto è vendere a un cliente, un conto è fare coaching, motivare e far performare un team di vendita. Poi arrivo da 500 a 1 milione, serve la leadership per le altre posizioni. Poi 1 milione, 3 milioni, mi serve un manager o due, probabilmente. 3 milioni, 8 milioni mi servono le KPI per gestire, che è sempre leadership, è il quarto pilastro della leadership, le KPI. Perché non controllo le persone, un leader non controlla le persone, controlla le metriche. E poi fa del coaching dove alle persone giuste quando la metrica non funziona, come dicevamo stamattina. Quindi da qui serve capire come farlo con le KPI, ok? Ora, mi serve la leadership in tutto. E se, come ho detto stamattina, se i tuoi obiettivi non prevedono un team numeroso, non sono manco degni di essere chiamati obiettivi. Una volta il mio mentore mi ha detto: Giacomo, hai un'attività da 400.000 euro l'anno, hai ancora un hobby. Non hai un'attività, è un hobby. Ok? È un hobby. Stai provando a giocare, stai provando a fare delle cose. E
lì non capivo, ma adesso capisco, ok? Lì ancora non capì, però mi è rimasto impresso. Sono partito che non avevo niente, i miei genitori rimasero che hanno guadagnato 20 milioni di lire l'anno, 25, non so. E adesso è poco, io pensavo, oh cavolo, 100.000, mi ha fatto capire, svegliati. Vedi che c'è gente che, cavolo, pensavo di essere arrivato, quella è l'arroganza di cui vi parlavo, infatti lo fermo, ma forse ancora non sono manco partito, ok? Quindi cosa vi serve? Pensare in grande, promuovi, profitti, processi e persone, ma quando so fare le prime tre è il momento di mettere processi e persone e mi serve leader, ok? E il leader molte volte, quando dico non fare la prima donna, scuse, se, ma, sì, ma no, ma là, papà. Ragazzi, siamo cresciuti, giusto? Chi ti viene a prendere? Il punto è che noi cresciamo e a 18 anni ancora, 20 anni, 21, ci aspettiamo che qualcuno ci venga a prendere. Purtroppo ancora rimane, non sei un leader. Prima me leader, mi prendo responsabilità. Una volta un mio mentore mi ha detto, hai un problema, ci sono due cose, ci puoi fare qualcosa? Perché preoccuparti? Fai qualcosa. Non ci puoi fare niente? Perché preoccuparti? Quindi, se, ma, piango, prima donna, è andata. Ottimizziamo, correggiamo. Si può sempre fare qualcosa nel 90% dei casi, 90%, ok?